noi quando abbiamo detto, insomma, abbiamo ricevuto il tuo ok, sì, vengo ospite, insomma, a parlare della mostra, c'è stata un'ondata di eccitazione, perché oltre a conoscerti come artista, come attrice, qua ti amano follemente anche come doppiatrice. Come doppiatrice, sì. Però perché, diamo un indizio. Vai. No, i Simpson, grandissimo. Capito. No, i Simpson. Allora, la nostra stella è la doppiatrice di un personaggio principale di Game of Thrones. Game of Senza offesa, Senza offesa. Il trono di spade, sì. È uno solo. Finalmente concluso. Qui abbiamo dei fan sfegatati. Siete contenti? Ma non no, siamo contenti per lei sicuramente, non siamo contenti dell'esito della... Vediamo se siete dei veri esperti di Game of Thrones. Vai Luigi, è difficile scatta sulla fare. Sì. Allora, tu parla, di salutali, chi doppia lei? Jon Snow. Grazie, ho la voce un po' bassa, è vero. Sì, di una battuta. Dovete stare attenti a quello che dite. Mamma mia, chi è? Dai, tu sei il più fan di tutti. Allora, regà, prima tra di tutto, battuta prima di tutto io Game of Thrones non lo guardo sottotitolato in lingua originale, infatti, quindi non lo so. Ma infatti, è vero, che devo dire? Però, nel senso, se mi dici una frase, se te lo guardi sottotitolato, non possiamo fare il gioco. Allora, fermi, non rispondete. Non rispondete, guardiamo questa clip. Perfetto. Guardate chi è. Dai. Sottotitolato. Lei non è un ser. Tu non sei un cavaliere. Alle donne non è concesso. Perché no? Tradizione. Fa il culo, dico io. Non mi interesserebbe esserlo. Non sono un re, ma se io lo fossi, ti farei cavaliere almeno una decina di volte. Vabbè, Stella, ci ripeti la battuta. Sì, qual era? Io volevo... Abbozzata, rifacciamole ripetere la battuta. Alle donne non è concesso di essere dei cavalieri. Tradizione. Ma il doppiatore del rosso invece, com'è? Ah beh, lui fisicamente non ci assomiglia, diciamo. Per niente proprio, per niente. Io volevo fare una domanda. Sì. Tu ovviamente hai doppiato anche l'ultima puntata, che sappiamo che insomma ci sono state tante polemiche addirittura. Beh, ha fatto il picco d'ascolti l'ultima puntata. Sì, però ringraziamo, mi approfitto per ringraziare Sky che ci ha permesso di mandare in onda Sky, questa crisi. Grazie Sky. Però tra i veri fan ci sono state un po' di proteste, gente che hanno addirittura ipotizzato una petizione per farla riscrivere. Perché comunque il fastidio è stato molto. Non lo so, tu che ne pensi di questa cosa? Quando hai appreso? A te è piaciuto? A me finale. mi è piaciuto. Come sei no? Troppo aziendalista. Comunque posso dire una cosa, non sono aziendalista. No, scherzo. Io ti posso dire la verità, il finale l'ho visto in sala di doppiaggio, quindi solo il pezzo che doppiamo immaginate, io. E devo vederlo ancora perché ho avuto da fare con la mostra. Quindi... Sì, no, io l'avevo letto, infatti spesso si faceva così, ma pensavo che invece tu fossi stata un po' graziata e l'avessi visto, invece no. No, ho visto le scene che ho girato io, che ho doppiato io. Siete contenti? Sì. Siete soddisfatti? Abbiamo fatto, guarda, anche per voi, perché ci tenevamo solo per tantissimo. Noi, solo. No, anche perché ci tiene anche noi tantissimo ad averti qui. Ma voi avete visto un altro film? Noi abbiamo visto un film incre, come si dice... Brienne del Trono di Spade. Mamma mia. Vabbè, ci conosciamo da tanti anni con Brienne. Tu sei amico di tutti, sì, con Brienne, ci conosciamo. Allora oggi c'ho un bel filmetto proprio horror. Andiamo di horror. Ti piace l'horror, Sandra? No. Però lo faccio vedere uguale, questo ti piacerà, vedrai perché è simpatico. Allora, il film c'ha proprio un bel titolo, si chiama Demonium. Proprio allora, partiamo subito con le immagini e vediamo insomma, c'è uno scienziato pazzo.